ci presenta spesso non dice. Grazie. In un momento di celebrazione del 150° dell'Unità d'Italia, il richiamo a un costituente come Piero Calamandrei, sicuramente più che opportuno, perché Piero Calamandrei, su Cesare Battisti, usò questa espressione, una sua figura. Cosa diceva Piero Calamandrei? Cesare Battisti segna il passaggio fra due tappe dello stesso cammino, tra il primo risorgimento, opera di un'elite di intellettuali che cercavano prima di tutto la libertà politica e la indipendenza nazionale, e il secondo risorgimento nel quale correnti sempre più vaste di popolo lavoratore hanno cercato e cercano nella libertà soprattutto la redenzione dalla schiavitù economica. Battisti è la figura centrale che ricongiunge queste due epoche, pensiero e azione, eroismo di combattente e umanità di pensatore, nazione e internazionalismo, patria e socialismo, risorgimento e resistenza. Queste parole di Piero Calamandrei, infatti tra il 2 giugno del 1946 e il 1948, il vero biennio costituente italiano, quello, no? Richiamo alla Costituzione Repubblicana, colloca appunto questa definizione che dà Calamandrei di Battisti in un ruolo centrale della nostra storia, no? Della storia nazionale italiana. E che di questo personaggio si possa definire appunto la centralità, non è solo la centralità socialista della figura di Battisti, che pure è importantissima. Ricordo che un giudizio su Cesare Battisti, lo riprendo dalle dichiarazioni che hanno avuto le massime autorità del nostro Stato, no, repubblicano. Cito: la tragedia umana di un convinto pacifista che ha dovuto impugnare le armi, di un uomo che ha optato per il bene degli uomini e ha dovuto assistere a veri e propri macelli umani, di questo campione della libertà e della fratellanza tra i popoli giustiziato per tradimento, di un uomo tanto giusto da poter dire, dopo la condanna a morte, io sono sereno, contento, ho vissuto abbastanza e ho ottenuto abbastanza perché possa dire che la mia vita è stata spesa bene. Con i miei 42 anni ho raggiunto quello che molti uomini non raggiungono in una lunga vita. Di quest'uomo giusto che ha dovuto subire l'infamia del patibolo, di questa sua tragica vicenda umana, si leva moltissimo un monito di pace, altissimo un monito di pace. Alla pace vera, quella che nasce dall'unità, dalla garanzia dell'indipendenza, dalla capacità di autodeterminazione dei popoli. Non c'è pace vera e duratura finché ci saranno popoli oppressi, impossibilità di esprimersi, finché ci saranno feroci squilibri sociali tra i popoli e all'interno dei vari popoli. Queste parole sono le parole conclusive del discorso che Bettino Craxi tenne a Trento nel 1983, commemorando come presidente del Consiglio, primo presidente del Consiglio Socialista dell'Italia, la commemorazione ufficiale di Cesare Battisti. Vi fu sì effettivamente prima di lui un altro presidente del Consiglio che tenne un importante discorso su Battisti a Trento, a significare la centralità di questa figura nella storia d'Italia, e fu Aldo Moro. Aldo Moro nel 66, in un momento particolarmente delicato legato alle questioni su Tirolesi, alla definizione dell'assetto delle autonomie regionali, il ruolo di Moro fu come presidente del Consiglio centrale con la commissione del 19, tutto l'iter che portò al secondo statuto di autonomia, quello che oggi si regge, Aldo Moro tenne con delle parole molto vicine a quelle di Bettino Craxi, questa commemorazione di Battisti nel 12 luglio del 1966, cioè nel 50° anniversario dell'indicazione di Cesare Battisti. Quindi due presidenti del Consiglio ci dicono che la figura di Battisti è una figura centrale nella storia d'Italia, nel suo passaggio soprattutto da primo e secondo risorgimento. Cesare Battisti come anello di congiunzione, come dice Calamandrei, fa primo e secondo risorgimento. E il fatto che nell'album di famiglia del socialismo italiano abbia ripreso appunto da questo libretto di Bettino Craxi pagine di storia della libertà in cui vengono richiamate le figure centrali della storia italiana del 800 e 900, centrale quella di Ugo Bassi, di cui si parla appunto fucilato nel 49, appunto
finire con la figura dei protagonisti principali come Carlo Rosselli, come soprattutto Lombardi, Riccardo Lombardi, come figura centrale del socialismo italiano. Ma non furono solo i presidenti del Consiglio a mettere in luce la centralità della figura di Battisti, e non solo appunto personaggi della politica italiana. Trova giusto posto e giusto rilievo la figura di Cesare Battisti anche attraverso gli scritti di uno studioso di nazionalità non italiana come Klaus Gatterer, no? Questo tirolese vissuto a Vienna, che appunto fu appunto protagonista della storia sul tirolese degli anni della seconda metà del secolo scorso. Klaus Gatter, concludendo il suo lavoro su Battisti, Cesare Battisti è ritratto di un altro traditore, titolo del lavoro di Gatter, affermava che, cito, la vita e la morte di Cesare Battisti appartengono alla storia dell'Austria, del socialismo austriaco. Non sarebbe ora di dare a Battisti in questa storia il posto che gli spetta, degno della sua statura di uomo e di politico? Anche se la giustizia militare austriaca credette di dover portare Battisti al supplizio, per l'Austria e per il socialismo austriaco, certo non fu motivo di disonore l'averlo avuto come cittadino e compagno. Non sarebbe un guadagno da poco se riuscissimo a recuperare qualche po' del suo spirito, non solo per la nostra storia, ma anche per la realtà austriaca di oggi. Gatter scriveva questo sempre in questo tempo degli anni 60, che sono anni particolarmente delicati per la storia di questa regione. Ma tutta la storiografia su Cesare Battisti in questi anni si è cimentata nel dimostrare che la vita e la morte di Cesare Battisti appartengono alla storia d'Italia, un po' meno per le forzature del fascismo alla storia del socialismo. L'imperativo è ora quello di aprire nuove piste di ricerca per collocare Battisti nella storia europea del suo tempo, storia che attraverso la tragedia umana e politica dell'irredento trentino possono meglio intendere nel suo senso profondo di eclissi, la possiamo meglio intendere nel suo senso profondo di eclissi della ragione e di fine di un'epoca che aveva visto trionfare l'eurocentrismo. Ai popoli che attengono nel mondo la propria liberazione dalla schiavitù economica prima che politica, la vita e la morte del socialista Battisti possono insegnare che non esistono scorciatoie sulle vie del riscatto, no? La stricata di azioni non violente nella conferma volontà di affermazione dei propri diritti. E questo è un messaggio che già la figlia Livia Battisti aveva lanciato e che pare opportuno riprendere come concetto appunto da sottolineare nuovamente. Ma Battisti ha avuto appunto questo ruolo importante anche nel pensiero scientifico, no? La sua intenzione era quella di dedicarsi all'insegnamento come geografo, no? E si pensa che nel solo campo strettamente geografico Battisti aveva al suo attivo ben 103 pubblicazioni geografiche, ma nella sua attività di 20 anni precedenti al periodo della guerra, conviene partire per meglio comprendere l'itinerario umano e politico, anche se uno storico come Paolo Striano ha giustamente centrato la drammaticità della figura di Battisti nella vicenda dell'interventismo, cioè della sua scelta dell'intervento in guerra già scoppiata nel 1915. Perché il Trentino dei nonni e dei genitori di Battisti aveva conosciuto uno dei periodi più infelici della propria storia, per tutta la secolare autonomia del Principato, asservito alla dieta tirolese di Innsbruck, frustrato nelle speranze di riscatto nazionale tra il 48 e il 66, gli anni che appunto ricordava Michele a proposito della figura di Rosmini, a cui seguì una grave depressione economica, politica e morale. Il Trentino era ridotto a una pura espressione geografica, ad un territorio che tutto al più aspirava a diventare sezione dell'imperiale regia borgotenenza di Innsbruck. Aveva sì anche un popolo il Trentino, che rischiava però in un paio di generazioni di sparire, dissanguato dall'immigrazione, imbastardito nella propria lingua dall'invadenza pangermanista. In questo ambiente crebbe e fece le sue prime esperienze il giovane Battisti, abbeverandosi a quelle preziose fonti rappresentate dagli insegnamenti di uomini come Tommaso Gara, come l'Abate Prato, Antonio Gazzoletti, Bartolomeo Malfatti, per citare solo alcuni dei nomi illustri che si erano battuti per risollevare le sorti del Trentino. Il giovane Battisti, cresciuto in questo clima, si presentava così agli occhi dei giovani compagni universitari fiorentini, e qui sta l'unione fra patria, socialismo e autonomia, che sono le tre parole chiave per comprendere la figura di Battisti: patria, socialismo e autonomia.
era appunto visto dai suoi compagni come un irredentista puro e semplice, secondo la felice espressione usata da Gaetano Salvemini nell'articolo scritto in ricordo dell'amico scomparso dopo la sua impiccagione. Dato quindi per assodato questo punto di partenza, quello del ovviamente l'ambiente irredentista trentino di fine 800, va subito detto che nel biennio del 1894-95 vi è il superamento della prospettiva irredentistica e nel giovane trentino netto ed inequivoco questo superamento. Ciò fu dovuto all'esperienza torinese, significativa per il contatto con uno dei più avanzati laboratori politici del giovane socialismo italiano, e al ritorno a Firenze, dopo la parentesi di Graz, per la capacità che avevano gli studenti per spuntare così di muoversi tra le varie università, no? Caratterizzata questa esperienza fiorentina anche dalla presa di coscienza dei problemi dell'emigrazione operaia, a quella chiesuola di Via Lungo del Mugnone, cui si formarono non pochi profeti della nuova religione socialista, intorno alla figura della Ernesto Abitanti e di Gaetano Salvemini, con Battisti, ci sono appunto i giovani Guido Mondolfo, Rodolfo Mondolfo, tutta quella che sarà una generazione di figure particolarmente importanti nella storia del nostro paese. A questa rapida maturazione politica di Battisti verso il socialismo non fu estranea, anzi fu parte integrante, la scelta di dedicarsi agli studi scientifici. È illuminante a questo proposito una lettera al fratello Giuliano, che Battisti scrive nel 1895, nella quale il giovane giustifica la decisione di abbandonare gli studi giuridici appena iniziati a Vienna per dedicarsi alla geografia. Cito da Battisti, nella lettera al fratello: tu e la mamma avete inteso che io voglio unicamente occuparmi di socialismo e politica senza ricordarmi gli altri doveri che mi si impongono, e vi siete immaginati che io abbia pensato di trasferirmi nel regno per poter meglio dare sfogo alle mie idee. Io penso alla mia carriera di avvocato a Trento, ben difficile. Voi sognate che abbia in testa di fare il martire per forza e di mettermi senza pensare in tutti i pericoli. Non è vero, non è questa la mia intenzione. Fine della citazione. La scelta di Battisti di impegnarsi per la nascita del socialismo in Trentino, in sintonia con quella dell'amico Antonio Scuscelli a Rovereto, ebbe ripercussioni anche in Trentino, dove l'associazione degli studenti ricevette notevole impulso dal gruppo di giovani socialisti dell'Università di Graz, così venivano chiamati nel 95, come titola la didascalia di una foto dell'epoca. Le manifestazioni per il 1° maggio, la pubblicazione dei giornali dell'Avvenire, l'Avvenire del Lavoratore, il costituirsi di una rete sindacale facente capo alle Camere del Lavoro, vedono Battisti tra i protagonisti più attivi. Pur nell'intreccio con la questione nazionale, ben si coglie, a partire dall'articolo Patria e Socialismo, una particolare sensibilità per la questione sociale. Cito da Battisti, da questo suo scritto Patria e Socialismo, che ebbe una scarsa diffusione, naturalmente, date le condizioni economiche del sistema di Europa. Cito da Battisti: prima per patria si intendeva la Grecia di fronte ai barbari, poi Roma, predona di popoli, poi nel Medioevo le città italiane in lotta furiosa tra loro, e via via con continui cambiamenti da Dante a Machiavelli fino a Mazzini, che pone come cardine dell'idea di patria l'indipendenza delle nazioni. E di periodo in periodo questa idea della patria appare sempre più bella e sublime, purificata dal sacrificio di tanti eroi e martiri. Ma qui non si fermano i socialisti, perché l'idea di patria fu nel passato monopolio di una sola classe, che visse necessariamente speculando sull'odio contro le altre nazioni e lasciando che la classe oppressa la conoscesse solo nel dolore e nella miseria. Il socialismo tende a spogliare il sentimento nazionale da quell'orgoglio barbarico che lo deturpa. Il socialismo vuole che non si ripeta il nefando costume di onorare i propri grandi col detrarre quello delle altre nazioni, che si riconosca l'eroismo e la magnanimità sono i martiri della propria patria, per coprire di contumelie gli eroi nazionali degli altri popoli. Fine della citazione. Anche in occasione della ricorrenza di inaugurazione del monumento a Dante in Trento, nel saluto di Battisti a nome degli studenti trentini, l'anno 1898, ritroviamo gli stessi accenti, ed è proprio nell'ambito della società degli studenti, la quale vive in quegli anni la sua più vivace stagione, che il giovane Battisti si afferma come incontrastato leader della generazione che si affaccia al nuovo secolo.
Fu questo il periodo in cui più stretto si fece il legame tra Battisti e Pisce, di cui c'è una bellissima corrispondenza ancora inedita che abbiamo nell'archivio del nostro museo storico, il giovane socialista loretano e il suo legame con Battisti. La fitta attività di propaganda politica nelle città e borgate del Trentino non impedisce a Battisti di impiantare un intenso programma di studi scientifici. La campagna di proselitismo socialista si sposava felicemente in quello scorcio di fine secolo con un'altra battaglia, quella per l'autonomia del Trentino, che dopo aver attraversato in quel periodo la fase più acuta, terminò con una vittoria del centralismo pantirolese. Naturalmente da parte dell'Italia la realtà trentina veniva vista in modo abbastanza distorto, ma questo è una, diciamo, un leitmotiv della storia di questa regione, come viene vissuta. E sulla pubblicazione di Arcangelo Ghisleri, L'educazione politica, erano uscite sull'irredentismo trentino articoli che non erano molto piaciuti a Battisti, che secondo Battisti non rispecchiavano la vera realtà del Trentino di fine Ottocento. E allora Battisti scrive per la rivista del repubblicano Arcangelo Ghisleri, L'educazione politica appunto, un articoletto, La fisionomia dei partiti politici nel Trentino, pubblicato nell'anno 1900, in cui dal suo punto di vista spiega qual è la situazione reale della politica in Trentino riguardo alla nascita dei partiti, diciamo nella fase di avvio dei partiti in senso moderno. E cosa scrive Battisti in questo saggio per Arcangelo Ghisleri? Dice: noi socialisti, così spesso accusati di non pensare alle questioni di casa nostra, ci siamo occupati dell'autonomia del Trentino fin dai primissimi tempi in cui avremmo un giornale. Riteniamo nostro dovere fare una viva, intensa agitazione in favore dell'autonomia, perché coloro che attualmente hanno il mestolo della politica hanno sempre evitato di venire in contatto con i contadini e con gli operai per interessarli ad una causa che è giusta e si sono accontentati di parlarne fra loro nei loro circoli o al caffè o sui loro giornali quotidiani che i lavoratori non possono darsi il lusso di leggere. Dicevamo dunque allora, e ripetiamo anche oggi, noi siamo convinti che la dieta della provincia residente a Innsbruck, composta di 25 deputati dei paesi trentini e 42 dei paesi tedeschi, non è in grado di fare il vantaggio comune reciproco di tutti e due i paesi. Trentino e Tirolo, per convincersi che fra il paese nostro e il Tirolo ci sono delle enormi differenze, che quindi non possono essere retti con le stesse norme basate, basta dare uno sguardo alla cultura, alla lingua, ai costumi, ai prodotti, al clima, al suolo, ai commerci. Nella parte tedesca della provincia, vale a dire nel Tirolo, l'agricoltura non consiste che in prati, boschi e pascoli. Qui da noi invece la vite in ghirlandi colli, il gelso in boschi e piano, la frutta con ombreggi e giardini. Tra i tedeschi il suolo è diviso in pochi e grandi masi, da noi la proprietà è enormemente frazionata e il contadino possiede sempre insieme ai debiti e alle ipoteche un pezzettino, sia pur piccolissimo, di terreno che gli è sufficiente per guadagnarsi la pellagra. Questo ruolo iniziale del socialismo trentino, vedi in Pisce e Battisti i protagonisti, inizia quella dura battaglia politica che vedrà poi contrapposto il socialismo trentino al nascente popolarismo trentino, no? Che vede poi la figura di De Gasperi, di cui parlerà Beppe Zorzi, la figura centrale a partire dai primissimi anni del Novecento. In questa battaglia politica per contendersi di consenso popolare, perché chiaramente sia il popolarismo che il socialismo pescano nello stesso elettorato, naturalmente, no? All'inizio del Novecento, si definisce lungo quasi 20 anni una vita quasi parallela tra Battisti e De Gasperi, no? Nel 1911 entrano entrambi al Parlamento di Vienna, nel 1914 alla dieta di Innsbruck, quindi è un percorso sonoro, nel comune di Trento sono entrambi consiglieri comunali. Dal 1901-2 comincia questa vita parallela fra i due trentini. Battisti naturalmente col passare degli anni, tra il 1904 e 5, dopo i fatti di Innsbruck, in cui si ha lo scontro durissimo con gli studenti tedeschi e con la popolazione tirolese in ordine al tentativo di istituire una università parallela a Innsbruck, no? Corsi paralleli
per l'università italiana ISBO, in attesa dell'obiettivo che Battisti si era posto, come tutti i democratici trentini si erano posti, di un'università italiana a Trieste, che questo era l'obiettivo fondamentale per mantenere viva la cultura e la lingua italiana in un ambito di un impero in cui la parte italiana era sempre più marginale, perduto il Veneto, perduto il Lombardo-Veneto, perduto le università di Pavia e di Padova, rimaneva per gli italiani il problema di avere una propria università in cui poter, con la propria lingua appunto, manifestare la propria possibilità di avanzamento sociale per, soprattutto per i ceti meno abbienti. Nel 1904 lo scontro è durissimo, infatti di Isbro portano anche addirittura una vittima, no? Questo povero studente ladino che già bravo pittore, che nell'agitazione di fronte alle truppe austriache finisce contro una delle baionette e muore, quindi c'è anche. E ci sono 140 studenti trentini che vengono arrestati, Battisti e De Gasperi hanno questa esperienza comune della carcerazione a Innsbruck per i fatti di Innsbruck del 1904. C'è questa foto in cui si vedono i trentini prigionieri appunto a Innsbruck, ci sono all'estrema sinistra Battisti e all'estrema destra De Gasperi, in mezzo tutta insieme agli studenti trentini, accomunati in questa vicenda dei fatti di Innsbruck, che segnano un punto di non ritorno. Col conflitto fra gli studenti universitari si crea una frattura che non si ricompone più. Vorrei dire per inciso che a tutt'oggi non c'è stato un incontro fra gli studenti universitari di Innsbruck e quelli di Trento per ricomporre questa frattura, perché sono quei fatti simbolici che però ancora non è avvenuto questo fatto simbolico. Di fronte alla frattura del 1904, Battisti prende chiaramente consapevolezza dell'impossibilità di arrivare a realizzare quello che nel programma di Brun dei socialisti col federalismo europeo era trasformare l'Austria da un impero medievale in uno Stato moderno, federalista, in cui l'insieme delle realtà nazionali trovassero non negli Erbland, nei territori ereditari austriaci, ma in realtà in realtà federate che avessero come base la lingua e la cultura. Questo obiettivo con i fatti di Innsbruck si definisce appunto come irraggiungibile e irrealizzabile. Quindi il 1905 è l'anno in cui il militarismo prende sopravvento. Battisti stesso non partecipa a Trieste all'incontro dei socialisti austriaci, tedeschi, italiani nel tentativo di frenare il sempre più forte militarismo imperante nelle nazioni europee. Battisti non ci va, ma ci va Pichel, Roberto Pichel, perché Battisti scrive un piccolo articoletto sul suo giornale Il Popolo, quotidiano socialista, dicendo che questo incontro dei socialisti non riuscirà, dice Battisti, a mettere un freno al militarismo che sta emergendo fortemente in tutti gli stati europei. Ha già la piena consapevolezza che si va verso quello che poi fondamentale studio viene definì appunto l'imperialismo fase suprema del capitalismo. Il decennio che va dal 1900 al 1910 è il decennio della preparazione degli scontri imperialisti fra le grandi potenze economiche, quindi di fronte all'arruolamento sempre più massiccio di forze militari appunto Battisti prende la decisione di considerare chiusa la fase relativa al tentativo di riforma dell'Austria, e questo avviene già nel 1905. Gli anni a seguire saranno anni in cui sempre più con la crisi balcanica, con le vicende appunto relative alla Bosnia e Erzegovina, sempre più si evidenzia la volontà austriaca di far prevalere una logica militarista e imperialista al centro dell'Europa, e questa scelta appunto dell'Austria, irreversibile di fatto, porterà Battisti sempre più ad allontanarsi da ipotesi di riforma. E in questo comportato anche dal pensiero di Gaetano Salvemini, un amico studente di Zurigo, che diceva che l'Austria era riformabile. Il Delenda Austria diventa la parola d'ordine dei democratici europei di inizio Novecento, perché non trasformare uno Stato composto da sudditi in uno stato di cittadini sotto l'impero austro-ungarico diventava un'impresa impossibile. Su questo Battisti fa una scelta chiarissima, una scelta che poi si sostanzia con i suoi interventi nell'11 al Parlamento di Vienna, in cui si batte sempre contro il militarismo, contro la prevaricazione della parte tedesca del Tirolo su quella trentina, e insiste per valorizzare
ancora una volta l'italianità del Trentino rispetto al pericolo sempre più forte che il pangermanesimo dal 1904, 5, 6 ogni anno, le tendenze pangermaniste si fanno sempre più forti, sempre più presenti, fino ad arrivare in una situazione che appare paradossale. Nel 1913 la socialdemocrazia in Germania ha un grande successo, Battisti è entusiasta del fatto che la socialdemocrazia tedesca abbia avuto un grande successo elettorale e dice, ecco, volevano mettere Carlo Marx in soffitta, dice Battisti, invece in realtà i problemi che noi come movimento socialista a livello europeo poniamo sono sempre ben presenti. Nel 14 la situazione precipita. Al precipitare della situazione con la crisi, appunto il 28 luglio del 1914, Battisti fa la scelta di passare in Italia, convinto come è convinto che sia necessaria una guerra di liberazione del Trentino dall'imperialismo asburgico. Di guerra di liberazione si tratta per Battisti, il suo interventismo non va confuso con l'interventismo dei nazionalisti che volevano la guerra per la guerra. Battisti scende in Italia dicendo, cari concittadini italiani, o voi intervenite o del Trentino italiano, per una generazione non vi sarà più traccia se prevarrà l'imperialismo asburgico, no? L'imperialismo e la potenza imperiale. Questa motivazione lui in cento comizi in giro per l'Italia la sosterrà fermamente, avrà un grandissimo riscontro popolare la propaganda interventista di Battisti. Interventista, naturalmente ci sono in quel momento le preoccupazioni di una parte dei socialisti che erano neutralisti, di vedere un leader come Battisti, deputato socialista della città di Trento, sostenere le cause della guerra. Una guerra che Battisti non aveva certo voluto, una guerra che era stata imposta dalle logiche imperiali. E quindi in questo contesto il suo interventismo preoccupa il movimento socialista italiano, no? Preoccupa anche i suoi amici, i suoi compagni di studi. Gaetano Salvemini dice non devi tu partecipare a manifestazioni in cui ci sono anche personaggi come Corridoni e nazionalisti. E Battisti risponde, non spetta a me il redento togliere nulla al programma massimo degli irredenti, il problema è salvare il Trentino dalla tedeschizzazione a cui va incontro se noi non interveniamo, se l'Italia non interviene per salvaguardare l'italianità del Trentino attraverso quell'unico strumento possibile nel momento in cui la guerra già dichiarata dagli imperi centrali aveva sconvolto l'intera Europa. Questa battaglia interventista durerà un anno, ma Battisti, a differenza di altri interventisti della penna che una volta scoppiata la guerra se ne stanno poi a casa loro, immediatamente nel discorso che fa in Campidoglio, D'Annunzio con grande retorica parla della necessità dell'Italia entrare in guerra. Battisti dice due o tre parole, si presenta in Campidoglio e dice tutti alla frontiera con la spada e col cuore, e lui si fa volontario. Volontario, 42 anni, nell'esercito italiano per un anno, nel suo intervento alla Dante Alighieri nel 15 aprile del 1916 sugli Alpini, scrive uno dei pezzi più belli della sua, diciamo così, della sua attività di scrittore, rivendicando il ruolo appunto che hanno le genti delle Alpi nella salvaguardia dei valori di umanità, detto in un periodo di guerra. Sarà poi l'ultimo intervento pubblico questo di Battisti, che ricorderà gli Alpini il 15 aprile del 1916, perché poi con la Staffa Expedizione interviene direttamente sul fronte e viene catturato appunto il 10 luglio e impiccato il 12 luglio nella fossa del Castello. Ecco, diciamo che ormai ci avviciniamo al centenario, no, della morte di Battisti, ed è il momento di fare un bilancio di come una figura centrale, tragica della storia europea, in cui c'è il fallimento della Seconda Internazionale, l'eclissi del socialismo in Europa, Battisti incarna con la sua tragica figura e con la sua morte la sconfitta di un'intera generazione, che era quella di vedere un'Europa federalista che superasse i confini nazionali e riportasse a una concezione di Stati Uniti d'Europa, che era l'obiettivo fondamentale di Battisti. Credo che quel messaggio, che allora non si poteva realizzare, sia sicuramente all'ordine del giorno oggi. Grazie.